Nei prossimi mesi saranno effettuati 32 milioni di euro di lavori sulle strade toscane che rientrano nel tracciato dei mondiali di ciclismo del 2013, da Lucca a Firenze, passando per Montecatini, Pistoia e Prato. Regione, province e comune interessate hanno firmato a Palazzo Vecchio il relativo accordo. Dei 32 milioni, 21 ce li metterà la regione, il resto gli enti locali. 3 milioni e mezzo di opere saranno realizzati a Lucca e provincia, quasi 13 milioni nel pistoiese, quasi 15 a Firenze e provincia, 1 milione e 100 mila euro in provincia di Prato. La firma dell'accordo di programma oggi con gli enti locali, a partire con il comune di Firenze, le province e gli altri comuni interessati, è un passaggio concreto che consente di stabilire risorse, di condividere progetti e fare insieme quel monitoraggio che ci porterà all'appuntamento del 2013 in maniera condivisa e attenta. Il programma dei lavori prevede la costruzione di una sola struttura, il ciclodromo di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, spesa prevista 1,5 milioni di euro. Il resto andrà per il rifacimento degli asfalti, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle strade, il rifacimento della segnaletica. Sono lavori che rimarranno comunque, non sono soldi assolutamente buttati via, perché sono lavori che rimarranno, infrastrutture che rimarranno per i cittadini e che rimarranno anche per quei turisti che vorranno venire poi a Montecatini. Secondo le stime degli organizzatori, i mondiali di ciclismo porteranno in Toscana 500.000 di tifosi appassionati delle due ruote, con un giro di affari di 160 milioni di euro. Io credo che sia giusto e importante, insomma, valorizzare l'opportunità che ci porterà il mondiale di ciclismo, perché, come dicevo prima, non saranno tanti chilometri di attraversamento sulla provincia di Prato, ma saranno chilometri significativi, perché passeremo in un luogo straordinario come Poggio a Caiano, dove ci sono delle straordinarie emergenze culturali di tutta la Toscana.